e distendiamo le gambe nella posizione di plank bassa, una delle posizioni migliori per riattivare la muscolatura centrale del corpo. Le gambe sono ben attive, lo sterno si muove in avanti. Da qui adesso ruotiamo i piedi all'esterno e solleviamo il braccio destro in side plank. Attiva il taglio del piede, l'interno del piede destro, il taglio del piede sinistro e ritorna. E di nuovo, ma dal lato opposto. Così senti come stiamo riattivando il centro in modo tridimensionale. Ruotiamo ancora una volta a destra. Stavolta forza con l'interno della coscia destra e allunga la sinistra in avanti, se puoi. Fuori dal tappetino. Poi richiama, riavvitati e dal centro la gamba sinistra viene richiamata. E ruotare dal lato opposto. Prima stabilizzati sulla pianta del piede sinistro, interno della coscia attivo e liberi la gamba destra. Richiami e a seguire la gamba. Ripetiamo ancora una volta, ruotiamo, estendiamo, forte nell'interno della coscia. Sinistra avanti. Nel fare ritorno, stavolta, mentre la gamba viene richiamata, inizi a spostarti verso la tua destra, cercando di esplorare diversi appoggi. Ritorni nuovamente al centro e invertiamo. Radichi l'interno del piede, destra avanti. Richiama. La destra viene richiamata. E poi cammini verso la tua sinistra fino a posizionare il busto in diagonale, insieme alle gambe. Ritorniamo. E da qui, le ginocchia al suolo e nella posa della sfinge ti estendi. Nel richiamare il mento verso la gola, srotoli la colonna a ritmo di point break, per poi allungare bene le gambe indietro, intrecciare le mani. Nella posa della locusta, Shalabhasana. I piedi sono a terra, lo sterno si muove in avanti, le braccia lunghe indietro. Così senti, chiudendo la sequenza con questa posa, questa riattivazione tridimensionale del core, per poi richiamare le mani ai lati del torace. Namaste.